Siamo in compagnia di Gerard Iskans di Vogue, il direttore di Vogue. La presenza della vostra azienda all'interno di Fruit Logistica, il mondo della mela all'interno di Fruit Logistica, come sta andando questo settore? Ma credo che il settore della mela sia uno dei pochi settori che è abbastanza resiliente alla crisi. Non è che possiamo essere euforici, ma possiamo comunque essere ottimisti. Abbiamo avuto un raccolto molto scarso causa la gelata dell'anno scorso, ma comunque le vendite progrediscono bene, la domanda c'è e credo che comunque a finale della stagione potremo tirare una somma positiva, anche se i chili che mancano significano per il produttore che non potranno portare a casa quello che si speravano. Ma rispetto a questa riduzione di quantitativo, c'è stato un rispettivo aumento dei prezzi che ha compensato questa mancanza di prodotto? Sì, sicuramente, visto che il mercato è partito bene subito da agosto-settembre, si notava la mancanza di offerta, però penso che se l'aumento di prezzi compenserà giusto giusto quello che manca in chili, avremo fatto tanto e possiamo essere contenti di come è andata la stagione. Su Tirolo e mele, la principale coltura presente, ma il consumatore riesce ad associare territorio col frutto che ha in mano? Sì, penso di sì, perché anche questa è stata la ragione per fare una IGP, una indicazione geografica protetta. Ci sono forse nel nord dell'Italia delle condizioni specifiche per la produzione di mele, non a caso tutta la produzione melicola sia portata nel Trentino Alto Adige, dunque non parlo solo di casa mia ma anche dei nostri vicini, è una situazione forse anomala. Nel resto del mondo la produzione non è così specializzata, chi produce mela fa anche la pera o forse l'uva. Da noi c'è questa iperspecializzazione in Italia, le pere sono nelle zone specifiche e anche la mela è andata a trovare il suo territorio ideale, che sono le colline e le vallate del Trentino Alto Adige e per noi specificamente le vallate dell'Adige. Quanto ha inciso la presenza di una struttura come Vogue nell'adesione nei produttori, nel creare uno standard di produzione? Ma noi siamo nati 50 anni fa, subito nel dopoguerra. Credo che se non c'era il FOC oggi probabilmente non ci sarebbe la produzione melicola che abbiamo. Abbiamo 5.000 soci che in media hanno meno di 2 ettari. Ognuno di loro non avrebbe potuto accedere al mercato e dunque la cooperazione ha permesso ai piccoli produttori oggi di essere super specializzati, produrre quantità piccole ma di alta qualità, e il sistema cooperativo è quello che organizza il servizio e la commercializzazione e il marketing a un livello credo professionale che il singolo produttore non sarebbe mai stato in grado di produrre. La grande distribuzione organizzata che vi porta al consumatore, come viene vista, come viene vissuta dal produttore? È come un'imposizione su cose che desidera oppure come un'opportunità di raggiungere il mercato? Ma allora devo dire che noi il 60% delle nostre mele le esportiamo, dunque per esportare mele oggi è automatico che il nostro referente commerciale sia il compratore della grande distribuzione, dunque per noi servire la grande distribuzione è parte del nostro lavoro quotidiano. Produrre mele vuol dire anche innovare, quindi essere molto attenti a quella che è l'innovazione di prodotto e anche di tecnologia, ma Vogue aiuta i propri produttori in questo senso, come fa ad aiutare nell'innovazione? Ma penso che noi abbiamo avuto la grande fortuna a metà degli anni 90 di aver avuto una crisi melicola, che era specialmente una crisi della Golden di Fondovalle e dei vecchi cloni di Red Delicious. Dunque siamo stati obbligati a innovare e in quel momento abbiamo avuto la fortuna una seconda volta di avere l'opportunità di piantare nuove varietà che in quegli anni erano ancora assolutamente varietà d'avanguardia. Dunque parlo della Royal Gala, lei si metterà a ridere, oggi è una varietà che va per la maggiore anche in Italia,
era una cosa assolutamente nuova. Io parlo della Braeburn, che a quei tempi era una varietà che arrivava solo dalla Nuova Zelanda, costava tantissimo ed era un piccolo segmento che era nato sul mercato tedesco ed oggi è una delle varietà, delle quattro varietà principali nel consumo in Germania. E poi parlo via seguendo della Fuji, della Pink Lady, e dunque abbiamo avuto la fortuna, forse anche l'intelligenza, di carpire il giusto momento per cambiare il nostro assortimento, entrando in queste nuove varietà che si chiamano le varietà bicolori o le varietà bicolori del segmento dolce come la Fuji. Questo è un processo degli ultimi 15-20 anni. Quello che oggi è innovazione è creare un segmento premium con le cosiddette varietà club. Pink Lady l'ho già menzionata, stiamo proseguendo con l'introduzione anche sul mercato italiano della varietà Kanzi, abbiamo presentato al pubblico quest'anno per la prima volta la varietà Jazz e dunque anche sul segmento premium e di alta qualità come queste varietà a club, credo oggi il Folk è sicuramente all'avanguardia. Mi ha fatto riflettere molto la breve storia della rinascita dopo la crisi, quindi la fortuna e la vostra presenza così importante nel mercato nasce da un momento di crisi e penso che questa sia una bella visione di quel periodo che stiamo passando, quindi dalle crisi si può rinascere e rinascere in grande stile. È la natura che ce lo ha insegnato. Grazie, grazie della disponibilità e buona permanenza. Grazie, grazie.